Un decreto aiuti di oltre 9 miliardi, il quarto provvedimento a sostegno di famiglie e imprese, considerando i tre dei governi precedenti, il primo invece dell'esecutivo Meloni. Tra le misure, dalla proroga dei crediti d'imposta al taglio delle accise fino all'aumento del tetto del contante e ancora dal super bonus all'incremento della produzione di gas naturale alla rateizzazione delle bollette. Dei 9 miliardi una buona fetta andrà spesa per prorogare fino al 31 dicembre i crediti d'imposta per l'acquisto di energia. Prevista anche la possibilità per le aziende di chiedere la rateizzazione delle bollette di luce e gas. La misura è destinata alle imprese residenti in Italia. 1,5 miliardi invece sarà speso per prorogare il taglio delle accise dei carburanti fino al 1 gennaio. Nel decreto anche lo sblocca trivelle con il rilascio di nuove concessioni tra le 9 e le 12 miglia. Sale da 600 a 3.000 euro la soglia dei premi esentasse per le imprese che potranno concedere ai dipendenti come benefit per pagare le bollette. Sale invece a 5.000 euro la soglia entro cui è possibile pagare in contanti. Modifiche anche al super bonus al 110%, ma dovrebbero arrivare non prima della prossima primavera, quando si dovrebbe passare al 90%. L'agevolazione verrebbe confermata anche per gli immobili unifamiliari, ma con un limite di reddito a 15.000 euro.